scorso fine settimana, ma oggi si è svolta la cerimonia ufficiale d'apertura degli impianti sciistici alla presenza di numerose autorità. La nebbia ha fatto da cornice alla cerimonia ufficiale dell'apertura della stagione sciistica di Airolo. Nemmeno un raggio di sole, a splendere è stata comunque la soddisfazione di chi ha lavorato intensamente affinché oggi si potesse tagliare il simbolico nastro. Alla presenza del vescovo Pier Giacomo Grampa, del presidente del governo Luigi Pedrazzini e delle ex campionesse Doris Di Agostini e Michela Figini. Sicuramente era un momento atteso, è arrivato, siamo pronti, la gente hanno dimostrato la loro fedeltà, si è presentata malgrado la cattiva giornata, però siamo veramente fiduciosi che possa essere un rilancio veramente coi fiocchi della nuova stazione e della nuova gestione. Ma noi abbiamo messo tutto in campo, tutte le nostre forze, ci siamo impegnati e speriamo che ci sia un po' di riconoscenza anche da parte dell'affluenza ticinese, ma anche di Oltralpe, per cui se le cifre entrano nei parametri che ci siamo prefissi, la stagione dovrebbe veramente concludersi nel meglio. Gli impianti airolesi, ricordiamo, gestiti dalla Valbianca S.A., società costituita dai comuni di Airolo e Quinto, hanno accolto i primi sciatori già lo scorso weekend, facendo registrare all'incirca 1.500 persone, numeri che fanno ben sperare per raggiungere quota 100.000, obiettivo della stagione fissato dalla nuova gestione. Contento che Airolo possa continuare a coltivare piccoli campioncini in erba, anche l'allenatore della nazionale femminile di sci, Mauro Pini, airolese doc. Il paese di Airolo ha ben realizzato l'importanza di questi impianti, di questo poter far girare gente in paese, e d'altra parte è stato ribadito anche nei vari discorsi, sono felicissimo veramente.